Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, bentornati sul canale. Di che cosa parliamo oggi? Torniamo sull'argomento dei set alternativi perché l'azienda JM Bricklayer mi ha ricontattato dopo aver visto l'ultimo video che, se ve lo siete perso, ve lo lascio qua, del set 3 in 1 balista, bombarda e catapulta. L'azienda ha visto il video, gli è piaciuto talmente tanto che mi ha detto: perché non ne facciamo un altro se ti mandiamo qualcosa? Io ho detto: va benissimo, vediamo un po' di scegliere magari insieme qualcosa che forse sul mercato italiano potrebbe andare un po' di più. E loro mi hanno proposto un set che è questa bestiolina qui, sarebbe il robot meccanico a forma di Tirannosauro Rex. Circa 1500 pezzi, per la precisione 1470. Il numero del set è il 70101, che trovate comunque sul sito JM Bricklayer, vi lascio comunque tutto in descrizione, anche con uno sconto del 15% se accedete tramite il mio link, mi raccomando, classificato da 14 anni in su, quindi non sarà proprio impossibile da montare. Vediamo un po' la scatola che cosa ci propone, perché come al solito non ci sono moltissime indicazioni su queste scatole, infatti più di questo non c'è. Io farei direttamente una cosa, aprirei questa scatola e vedrei un attimo di che cosa parliamo. Ecco, rispetto alla macchina 3 in 1 medievale, già vedo che hanno fatto un passo in avanti, nel senso che hanno racchiuso tutto in bustoni. Questa è la parte numero 6. Immagino 5, 4, c'è un manualone, c'è 4, 3, 2. La parte numero 1 è un brick separator diverso dall'ultima volta, molto molto simile a quello Lego, eccolo qua. Vedo un po' di parti tecniche, quindi sicuramente avrà un'anima tecnica. Vediamo se il manuale ci dà qualche altra informazione. Oh, qui si vede un po' meglio. Vedete, è questo robottone qui. È lungo 60 cm e alto 30, questo ve lo posso dire. Ci sono delle scritte in giapponese che io non comprenderò, mi dispiace. Meccanosauro MK1, vedete scritto qua sotto. Poi vediamo un po', qui c'è un QR dove sicuramente c'è un post vendita, quindi se ci sono domande, se ci sono pezzi mancanti, eccetera, c'è questo QR code qui da sparare per qualsiasi problema con l'azienda. Vediamo un po', qui la foto è la stessa, poi si inizia direttamente il montaggio. Ah, ecco che c'è di particolare in questo set. Nella parte sinistra è tutto completamente chiuso, lo vedete così. Dalla parte destra invece, cosa che è carina da vedere, ci fa vedere tutti gli ingranaggi, cioè di che cosa è composto. Bello, carino. Vediamo un po' se poi si muoverà da qualche parte, se avrà qualche, immagino, spero abbia qualche funzionalità, qualche funzione, o se è prettamente ad esposizione. Questo non lo so, lo vedremo una volta montato il set. Qui ci dice come usare il brick separator, quindi è simile a quello Lego. E poi si parte, numero 1 facciamo la base, numero 2 iniziamo a fare le due gambe, parte numero 3 facciamo le due braccia davanti, poi il torso partendo dalla parte dietro, poi la parte davanti con la spina dorsale, la coda e poi infine la testa. Eccolo qua, completo. E qui la testa. Va bene ragazzi, che dirvi? Non c'è nient'altro da aggiungere se non che il manuale mi sembra abbastanza comprensibile. Tutto in bianco e colorato solo i pezzi che dobbiamo aggiungere volta per volta. Bella scelta questa, potrebbe essere un ottimo consiglio anche per altre aziende. Io inizierei subito perché non sarà un montaggio proprio breve. Ci vediamo dopo, lo sapete, per le considerazioni finali, il voto che daremo a questo set. Insomma, tutto quello a cui siete abituati post montaggio. Quindi non mi perderei più in chiacchiere, ci vediamo dopo. Buon montaggio di questo set alternativo anche a voi. Ragazzi, mi fermo 2 secondi per farvi vedere che cosa abbiamo fatto. Allora, tutta praticamente la base con questo scheletro qui
insieme a questa targhettina espositiva ho scritto Robodino, abbastanza semplice, niente di particolare, incastri molto fatti bene rispetto anche a altri competitor, quindi questo c'è da dirlo. In più le due zampe della parte sinistra del tirannosauro, quindi zampa dietro che andrà poi penso posizionata qui e questa qui davanti. Iniziamo le due zampe dall'altra parte, quindi la parte sinistra, con tutti i meccanismi fuori. Intanto vi posso dire che le parti cromate rispetto a tutte le altre aziende sono proprio cromate, sono proprio fatte molto molto bene. Andiamo avanti perché non è male, non è male. Vediamo se non è solo da esposizione, dai, andiamo avanti. Ragazzi, buste numero 3 e 4 terminate, abbiamo fatto la gamba dietro e la zampona davanti dalla parte sinistra dove vedete è tutto completamente scoperto ed è tutto un meccanismo continuo, quindi è bellissimo, devo dire ragazzi, devo ammetterlo, stavolta è fatto veramente bene, cromature bellissime, pezzi molto serigrafati, quindi non c'è niente che sia adesivo, però le serigrafie effettivamente non è che siano fatte proprio benissimo, poi ve le farò vedere successivamente. E abbiamo iniziato a fare anche il motore, il cuore pulsante proprio di questo tirannosauro, anche se statico, comunque i particolari che ha mi piacciono veramente tantissimo, ci sono addirittura 4 cilindri in linea rossi sotto. Vi dirò, mi aspettavo molto meno, ma mi sta sorprendendo, veramente bello, veramente bello. Ci vediamo tra poco con le considerazioni finali e per vedere questo set tutto assemblato com'è il risultato finale. A tra poco. Eccoci ragazzi, dopo il timelapse, eccolo qua, ho finito di costruire questo fantastico robot meccanico, almeno dalla mia parte, poi ve lo farò vedere, tranquilli. Prime impressioni, molto bello, 60 cm x 30, veramente grosso, ma nonostante questa grandezza così, è molto fragile. Fragilissimo. Io infatti solo per metterlo qua sopra sono diventato pazzo, perché praticamente appoggia su queste due zampe, una e due, però ecco, come vedete si sbilancia facilmente, quindi se si sbilancia si stacca tutto in mille pezzi. Io lo lascio così, non lo tocco, anche perché è fatto prettamente per l'esposizione, non ha tutte queste grandissime funzioni, è bello da vedere però non fa nulla, quindi fondamentalmente si annovere la bocca e muove lievemente la testa, ecco, basta, e un po' forse le zampe davanti, finito. Non fa nient'altro, bellissimo da vedere sì, da non toccare, quindi non si può nemmeno giocare con un modello del genere. Molto bello da montare, molto facile, tranquillo, niente di particolarmente difficile. Solo qualche tecnica un po' particolare di questa azienda è un po' rognosetta. Per il resto molto semplice, manuale comprensibile perché ha lo sfondo chiaro. Ve lo faccio vedere anche da questa parte che a parer mio è la più bella, perché qua si vede proprio l'interno del dinosauro, proprio bello. Anche se così sembra tutto spostato in avanti, in realtà la foto del manuale lo ritraeva un po' più dritto, solo che dato che pesa parecchio,
io non riesco a lasciarlo dritto, quindi lo lascerò così, perché vi ripeto è molto delicato. Particolari di questo set, come vedete qui ce n'ha tantissimi, pieno di tubi, di ingranaggi fissi, di scritte anche. Purtroppo alcune fatte un po' così, le serigrafie. Ha solo un adesivo, che è quello relativo alla targhetta espositiva che troviamo qui davanti. Ecco, piano piano, perché se no qua... L'unico adesivo che ha è questa targhettina qui davanti con scritto Robodino Meccanosauro, con il modello sotto, il numero. Il resto ha altre serigrafie, alcune fatte bene. Una però ha una sfumatura di colore sul rosso, come se è scappata in macchina qualcosa che non doveva scappare, insomma. Le cromature sono bellissime, mi piacciono tantissimo, anche di più di altre aziende che fanno solo i pezzi laccati. Questi sono proprio... cromati, cioè proprio argentati, mi piacciono tantissimo. Questi tubi pure che si collegano a queste valvole qua sopra. Pro e contro, ragazzi, è dettagliatissimo, mi è piaciuto, sì. Livello di costruzione è abbastanza semplice, a parte qualche tecnica strana, come la definisco io. Non ci sono cose incomprensibili da fare, tranne forse qualche prospettiva, che anche qui forse questa azienda poteva fare qualcosa di più, magari come altre metterne di più per far vedere dove vanno i pezzi, però alla fine ci sta. Dai, magari si può sempre migliorare, come abbiamo visto fare in altre aziende. Le dimensioni anche sono importanti, perché è bello grosso, insomma, anche da esporre. Io lo metterò lì dove ci sono tutte le aziende che mi hanno inviato qualcosa, quindi poi non vi preoccupate che uscirà un video al riguardo sullo studio, quando metterò a posto anche tutta la parete. Bella anche la base, tra l'altro, con questo scheletro qua sotto qui di un dinosauro, più la targhetta espositiva, anche quella mi è piaciuta molto. Contro, delicatissimo. Non pensavo, sinceramente, pensavo fosse molto più robusto, invece assolutamente no. Anche per attaccare queste due zampe posteriori un po', non vi dico che ho penato, ma quasi, perché poi mi si è smontato tutto. E vi ripeto, una volta appoggiato qua su, almeno la prima volta che l'ho fatto, grava tutto il peso su questa zampa qua, dove però ci sono tutti i particolari, quindi appena io l'ho agganciato alla base si è disintegrata tutta la zampa, mi si è spezzata a metà, mi si stava smolecolando tutto il set. Se doveste prendere questo set, fate molta attenzione quando poi lo mettete su questa basetta. Praticamente vanno incastrati sotto le zampe, ci sono gli assali a croce della Technic, vanno incastrati qui alla base, e se non state attenti a incastrarli bene, insomma, vi succede il finimondo, come stava succedendo a me. E una serigrafia è venuta un po' male, con una sbavatura. Alla luce di tutto quello che vi ho detto, ragazzi, il mio voto comunque è abbastanza positivo, perché a me il set comunque è piaciuto montarlo. Io a questo set un 7. Un'ultima cosa: pensavo avesse un'anima completamente Technic. Assolutamente no, sono tutti stud che poi attaccate, di Technic c'è poco e niente, giusto qui sotto la base, non c'è assolutamente niente, se non poi questi pannelloni che vanno così a coprire la parte della coda e un po' la parte qui della pancia. Io ve lo lascio comunque con questi dettagli qui, perché questa parte è molto più bella rispetto a quella tutta chiusa. Ovviamente, che dirvi, ragazzi, per questo set penso di avervi detto veramente tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare tutte le notifiche quando premete sulla campanella, così siete sempre aggiornati su tutto quello che succede sul canale. Seguitemi anche su Instagram, perché lì metto storie, post, lo sapete, novità, prossime cose che voglio comprare, sondaggi rivolti soprattutto a voi, per interagire un po' insieme e per sapere anche la vostra opinione riguardo magari quello che mi viene in mente, che voglio comprare o portare sul canale. Mi raccomando, vi aspetto. Per questo video è veramente tutto, ci vediamo sicuramente sabato con un nuovissimo video. Voi, mi raccomando, ragazzi, restate sempre sintonizzati sul canale.